Buongiorno, sono Alice della Terza C e oggi vi farò conoscere il nostro istituto, l'Istituto di Istruzione 12.7 Livatino di Ravanusa. Adesso ci troviamo al campetto sportivo della nostra scuola, dedicato a Mirek, però adesso non possiamo disturbare perché stanno lavorando. Adesso vi farò visitare la nostra scuola. Come potete vedere ci sono le nostre signore, i nostri punti di riferimento, Agata e Patrizia. Ciao! Isida, ma dove stai andando? Sto facendo vedere ai nostri nuovi ragazzi il nostro laboratorio informatico. Ah, allora svegliamoci, sali, sali. Adesso ci troviamo nel nostro laboratorio informatico. E ora possiamo far vedere il laboratorio? Prego. Ciao, grazie signor Gromo. Adesso faremo l'intervista tra una professoressa e una studentessa. Descrivi la tua scuola con un aggettivo. Altamente formativa. Umana. Materia preferita. Vabbè, io devo per forza dire italiano e latino, sono le mie discipline. Che dici tu ora? Italiano. Vabbè, non mi sembra tanto veritiera questa sua risposta. Italiano perché ci sono io e mia alunna. Come pensi dovrebbe essere il rapporto professore-alunno? Io credo che debba essere quello che io penso di avere con i miei alunni. Sta a vedere Deborah che cosa pensa. Deve essere un rapporto basato sulla stima, sul rispetto, i ruoli si devono rispettare, però un po' di complicità ci deve essere. Io penso ci debba essere rispetto reciproco, con fiducia e comprensione da tutte e due le parti. Qual è il ricordo più bello che hai in questa scuola? Sono tanti i ricordi, perché ogni anno comunque una classe lascia una classe o diverse classi possono lasciare ricordi. Tante esperienze belle e positive che abbiamo fatto, dal PCTO, dalle attività teatrali, ma dopo ogni giorno è bello perché è trascorso con gli adolescenti. Io ricordo le gente con le mie classi siamo andate a Medusa per un progetto e l'alternanza, quindi credo sia quello il mio. Descrivi in tre aggettivi la persona accanto a te. Sicurella. Allora, già il suo cognome dice tutto. Sicurella, in senso affettuoso, la chiamo così. Allora, vulcanica, solare, esplosiva e anche dirigente. A volte però. Comprensiva, esigente. Dì la verità, tanto non ti metto. Perché i ragazzi dovrebbero scegliere questa scuola? Allora, non posso dire perché ci sono io, assolutamente, però credo che sia la scuola giusta per chi ha comunque degli interessi scientifici, degli interessi relativi appunto alle scienze umane, e perché è una scuola dove la professionalità e l'umanità sono elementi principali e ingredienti principali. Perché penso è una scuola dove appunto c'è un rapporto tra professore e alunno comunque di comprensione e di rispetto e personalmente mi sono trovata molto bene. Pro o contro la bocciatura? Allora, devo essere sincera. Sicurella, non devi ridere però su questa domanda e sulla mia ipotetica risposta. Allora, io penso che ognuno debba fare il proprio dovere e il proprio lavoro. Se la bocciatura è foriera per un percorso di crescita, allora sono pro. Ma prima di arrivare alla bocciatura, converrebbe sempre comunque un percorso adeguato di studi, dove la costanza sia elemento cardine. Ma che cosa mi potevo aspettare? Ma che cosa? Il voto più basso che mai preso o messo? Ah. Non facciamo i nomi. Non a me. Tu fino ad ora soddisfazioni me ne dai fino ad ora però. Allora, ho messo il 2, ho messo il 3 pure. Come ho messo anche il 9 e il 10. Ma il 2 quando qualcuno ha cercato di copiare, io preferisco un 4, tra virgolette, preso perché comunque hai fatto il tuo dovere con tutte le lacune, ma non una frode. E allora il 2 era un 2 meritato per l'astuzia. 5 forse, non mi ricordo. Non sono stata io. No, non leggo.
Tre caratteristiche per un professore modello o studente modello? Vabbè, in questo caso io non posso parlare di un insegnante modello, io posso parlare solo di un alunno modello, diligente, operoso, proficuo e anche opportuno ed eclettico, 5, quindi 2 in più te ne ho fatti. Un professore modello dovrebbe essere comprensivo, moderno e preparato. Cosa pensano gli alunni o i professori di te? Io su questo non posso rispondere, perché io posso parlare dei miei alunni e della mia scuola. Io vi posso dire che mi trovo molto bene nella scuola e mi trovo anche bene con questa classe di cui Deborah fa parte. Certo, alti e bassi ne abbiamo, però tutto sommato. Penso che dicano che parlo tanto, cioè solo questo. Vabbè, sei un po' chiacchierona, eh? Ma anche con la tua comare Iside sei chiacchierona. Infine un saluto. Ciao. Ciao, ci vediamo nella nostra scuola, così avremo il piacere di stare assieme. Infine, cosa augura ai suoi alunni? Di continuare un percorso di cultura intrapreso in questi 5 anni liceali, di realizzare tutti i propri sogni e i propri obiettivi e di essere dei cittadini futuri, consapevoli, competenti e ricchi di cultura e ricchi di tante novità e di essere sempre eclettici. Adesso facciamo un'intervista alla nostra tirocinante che sta facendo un viaggio con la professoressa Vinci. La sua prima impressione di quando è arrivata in questa scuola? Quando sono arrivata in questa scuola la prima cosa che ho notato è stato l'approccio che hanno avuto i docenti nei confronti di noi alunni, perché sono delle persone molto preparate ma che non basano la sua ora solo alla metodologia didattica, ma sono molto attenti anche al carattere, in un certo senso, a quello che stanno vivendo gli alunni stessi e non si mostrano molto umani nei confronti degli alunni. Ad oggi, a distanza di un mese, cosa pensa riguardo a questa scuola? Diciamo che a distanza di un mese le mie impressioni non sono cambiate. Noto sempre quel rapporto che ho vissuto io, che quindi c'era tra alunno e docente, un rapporto che non in tutte le scuole può essere presente, ma che ritrovo in questa scuola, perché ritrovo comprensione ma anche preparazione e preparazione. Come si è trovata con la sua tutor, ovvero la professoressa Vinci? Allora, io mi sono trovata benissimo con la professoressa Vinci, sia quando ero un'alunna che adesso che sono una tirocinante. Ho ritrovato una persona molto preparata, molto esigente, ma che non si tira mai indietro quando un alunno ha bisogno del suo aiuto. Ed è proprio per questo che ho deciso di ritornare in questa scuola e chiedere appunto che la persona che mi accompagnasse in questo percorso fosse proprio la professoressa Vinci. Lei era un'alunna, come mai ha deciso di fare questo percorso proprio qui? L'ho detto anche poco fa, proprio per il rapporto che c'è tra insegnanti e alunni. Quali sono le differenze principali che ha notato nell'essere alunna e una tirocinante? Allora, quello che ho notato nelle differenze tra l'essere un'alunna e una tirocinante è che spesso quando sei un'alunna non si notano, cioè si vivono le cose con molta leggerezza. Quando si è invece dietro una cattedra si capisce il perché dei no di un professore e dell'atteggiamento di un professore che a prima vista può sembrare duro. Però ho capito che essere dall'altra parte della cattedra non è così semplice come mi poteva apparire quando io ero un'alunna. E adesso per finire un saluto. Ciao, scegliete questa scuola. Grazie. Perché scegliere la nostra scuola? Ti rispondo immediatamente. Perché la nostra scuola ha una visione chiara e condivisa, che si trasforma in un'azione progettuale chiara, per cui le famiglie nel momento in cui scelgono la nostra scuola sanno quale sarà il nostro percorso, sanno dove noi vogliamo arrivare. Quali indirizzi e sedi ci sono nella nostra scuola?
Le sedi sono due, quella di Ravanusa e quella di Campobello di Licata, anche se la scuola è una. E gli indirizzi sono tre: il liceo delle scienze umane, il liceo scientifico nella sede di Ravanusa e il tecnico amministrazione, finanze e marketing, con l'opzione sistemi informativo aziendali dal terzo anno sulla sede di Campobello di Licata. Questa scuola offre corsi di orientamento universitari? Questa scuola offre corsi di orientamento universitari? Sì, perché svolgiamo attività di orientamento con, principalmente con l'Università di Palermo e soprattutto con la Core di Enna. Abbiamo aderito anche ad altre azioni di orientamento con università più lontane, ma approfittando del collegamento telematico online. Cosa offre in più la nostra scuola rispetto alle altre? Un ambiente familiare, la mancanza di controversie, di diatribe tra il corpo docente o col personale amministrativo. Offre tanta voglia di miglioramento e un'azione progettuale molto chiara che viene pubblicata sul sito della nostra scuola e che viene documentata nel nostro piano triennale dell'offerta formativa. Quali sbocchi lavorativi offre la nostra scuola? Il primo sbocco che offre la nostra scuola è quello di proseguire gli studi attraverso una carriera accademica universitaria, ma ad esempio il tecnico offre la possibilità già ai diplomati di potersi inserire nelle graduatorie per diventare docente tecnico pratico e quindi inserirsi in graduatoria. Dopodiché nel sistema italiano si sa che il percorso liceale apre le porte alla carriera accademica principalmente, ma poi la nostra scuola offre competenze e per chi intende inserirsi nel mondo del lavoro saranno il presupposto necessario per avere successo in ambito lavorativo. Quindi, a prescindere dal valore legale dei titoli di studio, una scuola è scuola quando migliora le competenze dei propri allievi. Ma preside, queste tele cosa sono? Queste tele sono il prodotto finale di un modulo PON, anzi di due moduli PON, che sono stati magistralmente condotti da due grandi artisti, dal maestro Silvio Benedetto e dall'artista Silvia Lotti. I nostri ragazzi hanno composto, prodotto queste tele che sviluppano due temi legati al nostro territorio: il mito in Sicilia e la società delle miniere rispetto al tempo che fu. E infine un consiglio, un augurio che in qualità di dirigente scolastico vorrebbe dare a noi ragazzi. A voi ragazzi l'augurio che voglio dare è quello di poter volare, spiccare il volo. La scuola, da questo punto di vista, vuole essere la pista dalla quale voi decollerete. Quindi possiate decollare per girare il mondo e per vivere da cittadini, da uomini e da professionisti il bello della globalizzazione. Adesso faremo qualche domanda al vicepreside. Ritiene che la nostra scuola si sia sempre impegnata a promuovere PON e OPCTO e può darci qualche delucidazione su essi? Allora, per quanto riguarda i PON, la nostra scuola si è sempre adoperata fin dalla, diciamo, da quando sono state istituite queste forme di orientamento al lavoro. Tra queste si aggiunge il terzo anno in poi anche la filosofia. Ti risultano pesanti? No, dai, a volte risultano anche piacevoli.
basta solo impegno. Come viene studiato il latino nel liceo delle scienze umane e come nel liceo scientifico? Nel liceo delle scienze umane al biennio si tratta il latino grammaticale e si fanno anche i compiti in classe, mentre invece dal terzo anno al quinto anno viene studiata la letteratura latina e non si fanno più i compiti in classe. Nel liceo scientifico invece si fa la grammatica latina dal primo al quinto anno. Dal terzo anno in poi si affianca anche letteratura latina insieme a dei classici che sarebbero dei testi di autori latini e che traduciamo dal latino all'italiano. Cosa ti piace del tuo indirizzo? Mi piace il rapporto che si crea tra un alunno e un insegnante. Anche a me piace il rapporto umano che si crea tra un alunno e un insegnante. Motivi per scegliere questo indirizzo scolastico? Dà una preparazione a 360 gradi per tutti gli sbocchi universitari e inoltre si studiano anche delle materie molto interessanti. Dà ottime basi per qualsiasi indirizzo universitario. Descrivilo con tre aggettivi. Umanistico, antropologico, formativo e completo. Impegnativo, interessante e formativo.